poche parole c'è stato questo cortocircuito che ha dato origine al fuoco che poi ha carbonizzato la coperta, che ha emesso delle esalazioni di monossido di carbonio che hanno asfissiato la vittima. Monossido di carbonio killer, monossido esalato da una coperta elettrica che è andata a fuoco e che ha ucciso appunto con le sue esalazioni un uomo di 78 anni che risiedeva in questa villetta che vedete alle mie spalle. Ci troviamo a Palazzo del Pero, poco lontano dalla città di Arezzo. Torquato Primitivi, 78 anni, originario di Anghiari, da tempo resideva in questa villetta Palazzo del Pero, località Donatiella, un'abitazione ereditata dalla compagna scomparsa da tempo. L'uomo viveva da solo. A dare l'allarme è stata la badante, che questa mattina è entrata e si è trovata di fronte alla tragedia. È entrata, ha immaginato dall'odore che quello che stava accadendo, e ha visto la persona a terra. E quindi ha dato l'allarme. Il 78enne avrebbe anche cercato di salvarsi alzandosi dal letto, ma poi le esalazioni di monossido di carbonio lo hanno stordito. Quando ha sentito il calore della coperta che bruciava, si è buttato distinto a terra. Infatti lui non è stato bruciato, solo asfissia. Sì, e dopo il monossido di carbonio ha fatto il resto.